Vabbè, andiamo a parlare di lei. Sigla. Buongiorno amici e bentornati, qui siamo al B&M Blues ed io sono Paolino. Oggi parliamo di un'altra chitarra low cost. Prima di iniziare a parlare di questa diavoletto, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, pollice alto, non dimenticate la campanellina. Tutto questo per voi è completamente gratuito, ma dà la possibilità a questo canale di crescere, di portarvi chitarre da recensire sempre più belle, ma anche a cercarle di un prezzo più economico. E poi non dimenticate le nostre interviste qua al Salottino Blues. Bene, adesso però parliamo di questa stupenda chitarra, veramente una chitarra fantastica che a me sta facendo divertire molto. Grazie sempre a Andrea di Firebird Strumenti Musicali a Tradate che ci fornisce tutte queste chitarre da farvi sentire, vedere, eccetera. Questa, come potete vedere, è innanzitutto total black, nera, molto molto rock come chitarra. Riprende le forme della mitica diavoletto, o se vogliamo essere più pignoli, la SG della Gibson. Chiaramente non è una Gibson, è una Soundstation soprannominata Buffalo, o Buffalo se vogliamo essere più americani, Buffalo. Il suo corpo è in tiglio, quindi molto leggera, molto leggera, mentre invece il manico è in mogano con formazione AC con una tastiera in palissandro economico. Qualcuno, quando ho presentato l'altra chitarra a forma Les Paul, sempre di questa marca, che ho detto tastiera in palissandro, mi ha scritto dicendo impossibile. No, non è così. Oggi ci sono dei legni in palissandro economici che possono essere montati su anche chitarre economiche. Questo è un palissandro economico. È chiaro che non stiamo parlando di un palissandro brasiliano, però comunque è certificato, quindi la tastiera è in palissandro. 22 tasti medio jumbo. I pick up, come potete vedere, sono due humbucker al Nico 5. Caspita, rispondono veramente molto bene. Abbiamo la configurazione di due volumi e due toni, selettore a tre posizioni, in maniera tale così possiamo miscelarli come vogliamo noi, a nostro piacimento, tirar fuori dei bei suoni, sia clean che distorti, e il ponte classico Tune-O-Matic con la sua cordiera. Le meccaniche di questa chitarra sono die-cast, ecco, forse magari investirei quei pochi euro per mettergli delle meccaniche un po' più performanti. Queste fanno il suo lavoro, ma io investirei qualcosina sulle meccaniche. Per il resto nulla da dire su questa chitarra, veramente molto bella. Chiaramente, come tutte le SG che si rispettano, è sbilanciata, verso la paletta, ma tutte le SG sono sbilanciate, se non proprio le ultimissime della Epiphone o della Gibson, che hanno un attimino rivisto questo discorso dello sbilanciamento verso la paletta. Ma se andiamo a prendere le vecchie SG, tutte avevano proprio il problema che la chitarra tendeva a portarsi verso la paletta. Il manico, come potete vedere, set-in, è incollato, quindi non è bolt-on, ed è veramente molto leggera, molto versatile come chitarra, anche se chiaramente abbiamo sentito all'inizio in presigla, mi sono un po' divertito. Ma se andiamo un attimino su i clean, questa chitarra veramente è fantastica. Ve la faccio sentire. Vado sul pick up al manico,
ci metto anche un filo di chorus. Il pick up al manico, mantenendo i suoni clean, veramente è molto bello il suono, molto tondo. Poi chiaramente lo possiamo modificare come vogliamo, con i nostri toni, se lo vogliamo più cupo, più chiaro. Io lascio sempre comunque i toni aperti, ok? Perché a me piace molto di più così. Vogliamo giocare con un po' di distorsione un po' più cattiva, quindi andiamo a chiamare il pick up al ponte. Non si fa mancare niente questa chitarra, a livello pulito, a livello distorsione, ma anche utilizzando la chitarra con un filino di crunch, e utilizziamo tutte e due i pick up insieme, abbiamo veramente da divertirci. Come potete sentire, è una chitarra veramente molto versatile, possiamo fare veramente di tutto. I suoni che sentite sono dall'amplificatore al microfono. Io praticamente sto microfonando l'amplificatore, così, senza entrare in effetti particolari. Giusto un pedalino per distorgere un po', classico TS9, un po' di chorus per darvi l'idea, ma ultimamente sto utilizzando questo tipo di sistema proprio per farvi sentire il suono come lo sento io qua. Chiaramente non sarà proprio uguale, perché YouTube purtroppo appiattisce molto i suoni, ma è giusto per non farvi sentire un suono troppo sfalzato. È per farvi sentire quello che fa questa chitarra. A 219 euro credo che sia un acquisto molto interessante, e una chitarra fatta veramente bene, perché anche a livelli di verniciatura è perfetta, non ha un segno, a parte le ditate che gli ho fatto io, ma sul nero lucido è così. Funziona così, dove si appoggiano le mani rimangono le impronte, ma vabbè, questo è, non c'entra niente chiaramente la chitarra, siamo noi che la insozziamo. Per il resto, amici, vi consiglio di farvi un giro sul sito di Firebird e, perché no, passate in negozio a trovare Andrea, che è una persona veramente fantastica. È il classico musicista, chitarrista con la vera passione del mondo della musica nel suo negozio, è lì che vi aspetta. Altrimenti io vi metto il link di questa chitarra, cliccate
e ve la portate a casa. 219 euro, spedizione compresa, setup perfetto, c'ha una action che è fantastica. Poi Andrea è molto meticoloso in queste cose e che dire, vi arrivo a casa e iniziate a suonare e vi divertite. Amici, spero vi sia piaciuto questo video, attendo i vostri commenti, lunga vita al blues e buon pomeriggio.